Ciao a tutti, sono Sandro 2011. Oggi parliamo dei grandi edifici ancora, ma dei grandi edifici che non vanno messi. Ci sono dei grandi edifici che non valgono lo spazio che occupano, grandi edifici che non vanno messi semplicemente. Le opinioni sono sempre molto discordanti, il gioco delle varie persone è diverso. Ci sono persone che sono orientate alla guerra, persone che sono orientate al mercato, persone che saccheggiano, persone che non saccheggiano. Ci sono giocatori di tutti i tipi, quindi dare una definizione sicura, valida per tutta, di quali edifici non mettere non sempre è agevole. Però ci sono alcuni edifici su cui bene o male tutti sono d'accordo. Stare pensando al Colosseo? Esatto, il Colosseo non va messo. Non ho ancora sentito una persona dire che il Colosseo vada messo. Ho sentito qualcuno dire che è un edificio carino e quindi magari si mette pure che non serve a niente perché è carino. Su altri edifici c'è molto più disaccordo, però oggi cercheremo di esaminare alcuni edifici che secondo me non vanno messi. In generale, un principio per dire che un edificio non è valido e non va messo, già l'ho accennato, l'ho detto più volte nel corso di molti video in cui ho fatto vedere i vari grandi edifici, è che non sono utili, non ritengo utili quegli edifici che danno dei beni in maniera, non dei beni, che danno delle utilità, insomma, che danno sostanzialmente monete, materiali o felicità in maniera fissa. Il fatto che gli diano in maniera fissa e non proporzionale alla produzione, significa che a mano che passate di era, la felicità, i materiali, i beni che vi danno sarà troppo bassa, perché avanzando di era i normali edifici daranno molto più bene, più materiali, felicità e monete. Oltretutto gli edifici normali possono essere motivati, abbelliti e quindi dare aumentare, raddoppiare la produzione, mentre invece i grandi edifici no. Quindi quando un edificio ha una di queste tre caratteristiche, cioè che vi dà monete, materiali o anche medaglie in maniera fissa e non in maniera proporzionale come fanno per esempio il Faro di Alessandria, la Basilica di San Marco, Royal Albert Hall, questi danno in maniera proporzionale, quindi se vi servono materiali, monete può essere valido, può essere utile. Quelli che li danno in maniera fissa no. È chiaro che molti di questi edifici si mettono comunque perché normalmente un edificio, non sempre, ma normalmente un edificio ha due caratteristiche, quindi una può anche essere inutile, ma se è molto utile l'altra, e allora va bene, lo mettiamo lo stesso. A questo punto, già nei video vi dico andiamo nel gioco, e oggi in realtà non posso dirvelo perché siccome questi edifici li ritengo inutili, quelli che vedremo oggi, io non li ho messi, quindi è inutile che andiamo nella mia città. Andiamo nella mia città per non farveli vedere. Però esaminiamoli, vediamo quali sono questi edifici e partiamo dal wiki. Sul wiki ci dà informazioni su tutti i grandi edifici. Vi siete abituati a vedere il wiki nei miei video, perché anche quando ho messo un edificio sono andato nel wiki per vedere come varia il raccolto secondo il livello e quindi andiamo sul wiki. Parlavamo del Colosseo, il primo edificio che andiamo a vedere è proprio il Colosseo. Ecco il Colosseo dell'età del ferro, quindi uno dei primi grandi edifici che si mette. Questo è anche un motivo per cui molti giocatori rimangono male quando gli si dice che non va messo. Per molti giocatori è il primo edificio di cui sbloccano i progetti, tutti i nuovi progetti, quindi il primo che possono impalcare. Sono tutti contenti che finalmente hanno anche loro un grande edificio e si sentono dire no, non metterlo non vale la pena, però è così, non vale la pena. Allora, intanto dimensioni 6x7, che per l'età del ferro è molto, quindi già è grande, occupa spazio, nell'età del ferro un edificio 6x7 è molto pesante. E poi andiamo a vedere che cosa dà, medaglie e felicità, tutte e due in maniera fissa, fissa non nel senso che è sempre lo stesso, andando avanti di livello aumentano, però sono sempre molto poche. Partiamo dalle medaglie, 10 medaglie a livello 1, 35 medaglie a livello 10, anche se saliamo. A livello 60, 147 medaglie al giorno, a livello 80, 185 medaglie. Sono davvero poche.
Forse a un giocatore proprio che ha appena iniziato possono sembrare tante perché ci prende qualche espansione, ma il costo delle espansioni va rapidamente aumentando, arriva subito a 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, quindi alla fine con queste medaglie, con 100 medaglie, con 200 medaglie non ci fate proprio niente. Avrete visto, se avete seguito i miei video, che io nelle mie città spesso sono arrivato a 20-30 milioni di medaglie, quindi questi valori sono insignificanti. Non vale assolutamente la pena, occupa troppo spazio. Dice sì, però c'è anche la felicità. Lo stesso vale per la felicità, 1100 felicità, 4000 a livello 10, 9798 a livello 60, 11003 a livello 80. Andiamo a questo punto un attimo nel gioco, andiamo nel mio mondo principale che è East e vediamo che cosa ce ne facciamo di queste medaglie. Abbiamo detto che a livello 80, da 185 medaglie, e 11.000 di felicità. Ok, allora io felicità qui ne ho fin troppo, addirittura 80.000 persone che non utilizzo stanno lì perché avevo messo queste case per qualche missione, le ho lasciate. La felicità a me me la danno sostanzialmente sia i grandi edifici, quelli utili, Alcatraz per esempio, vedete mi dà 32.000 di felicità, ma sia molti edifici degli eventi, per cui io credo di non avere qui un solo edificio che mi dà felicità. Però se andiamo a vedere qui nel menu edifici, andiamo alla felicità, vedete questo è un tipico edificio, mi dà un edificio 5x5, mi dà 18.000 di felicità. Il Colosseo a livello 80, e troppo ci vuole per arrivare a 80, mi dà 11.000, 11.000 che non può essere raddoppiato perché non può essere abbellito, mentre invece questi 18.000 diventano 36.000. Quindi non ha senso tenere il Colosseo. Per quanto riguarda le medaglie, vi dicevo, vedete, io qui ho 29 milioni di medaglie, di 180 medaglie al giorno non me ne faccio assolutamente niente, e quindi sprecare uno spazio 6x7, che comunque è abbastanza rilevante, non vale la pena. Non vale la pena alle prime ere perché è troppo spazio, non vale la pena alle ultime perché questo raccolto che vi dà è praticamente niente. E quindi non mettete il Colosseo, ripeto, su questo penso che siano un po' tutti d'accordo. E passiamo a un altro edificio. L'altro edificio è sempre un edificio, uno dei primi che si mette, l'oracolo di Delfi. Vediamo subito che cosa vi dà l'oracolo di Delfi. Ecco l'oracolo di Delfi. Allora già vediamo che è piccolino e questo va a suo favore, 3x3. Vi dà materiali e felicità. Sempre in maniera fissa, quindi come vi dicevo non è conveniente. Prima di andare a vedere bene le caratteristiche dell'oracolo di Delfi, diciamo subito una cosa: l'oracolo di Delfi originariamente non c'era. Siccome però molti giocatori tardavano a mettere i primi grandi edifici perché non avevano i progetti, non sapevano che cosa fare dei loro punti, è stato deciso dalla Inno Games di dare questo grande edificio che si raccolgono rapidamente i progetti, quasi tutti è il primo edificio che mettono, e sono quindi al posto del Colosseo e sono ben contenti di metterlo, finalmente un grande edificio e quindi sono spinti a metterlo. Non solo, ma il gioco in maniera subdola vi spinge a metterlo, perché quando sbloccate questo edificio, normalmente non avete ancora sbloccato la tecnologia che vi consente di mettere punti negli edifici degli altri. Per spalcare questo edificio servono 20 punti, almeno mi sembra 20, sì, 20 punti. E c'è una missione che arriva subito dopo che avete messo questo edificio che vi dice mettete 20 punti in un grande edificio. Siccome non avete ancora sbloccato la tecnologia che vi consente di mettere questi punti nell'edificio di qualcun altro, dovete necessariamente metterlo su di voi. Avete la missione, avete l'edificio e finisce che tutti lo impalcano. Io negli ultimi mondi in cui ho giocato non l'ho fatto questo, non ho messo questi 20 punti, ho preferito mettere i punti da parte, ho aspettato, non ho potuto compiere la missione fino a quando non ho sbloccato la tecnologia che mi ha consentito di mettere i punti in un edificio di qualcun altro. Questa missione poi mi dà per l'appunto 20 punti di premio e quindi niente, secondo me non vale la pena metterlo. Da molti ho sentito dire, beh, all'inizio è utile perché siccome si è in una fase molto precoce del gioco, poi 3x3 lo spazio è piccolo, a questo livello 500 materiali e 300 felicità, o se si sale un po' molto di più è comunque utile, poi magari si leva
un po' più avanti. Io non sono d'accordo perché si sprecano troppi punti per metterlo, per portarlo su di livello, non vale la pena. Secondo me conviene proprio non metterlo fin dall'inizio. Comunque le caratteristiche sono queste: a livello 1 da 550 materiali, a livello 10 6.990, a livello 60 65.000 e a livello 80 94.000. Per quanto riguarda la felicità, 300 a livello 1, 1.700 a livello 10, 4.165 a livello 60 e 4.809 a livello 80. Dubito che ci sia qualcuno che abbia messo l'oracolo, che abbia portato l'oracolo a livello 80. Allora, a questo punto, di che altri edifici dobbiamo parlare? Beh, ce ne sono altri che non conviene per i motivi che vi ho detto, quindi edifici che vi danno monete, materiali e medaglie in maniera fissa. Io ne ho appuntato qualcuno, vediamoli. Allora, il primo è Notre Dame. Ecco Notre Dame. È anche carino Notre Dame, poi ecco questi edifici rappresentativi, Notre Dame di Parigi o il Colosseo di Roma, alla fine non conviene metterli. Notre Dame del piano del Medioevo, 4x6, quindi non grandissimo ma neanche piccolissimo. E anche questo, vedete, vi dà materiali e felicità, in sostanza come l'oracolo, ve ne dà un po' di più, però siamo già in un'età più avanzata e sostanzialmente non vale la pena per lo stesso motivo. 1380 beni e 1100 di felicità a livello 1, 7000 e 3009 a livello 10, 60, 68.000 circa e quasi 10.000 a livello 60, 97.000 e 11.000 a livello 80. E insomma, il risultato è sempre quello: se vi serve felicità e materiali, a parte che arrivati a una certa era non vi servono più, ma se vi servono prendete dagli edifici degli eventi e semmai li prendete dagli edifici dell'era stessa, che ve ne danno di più, occupano meno spazio e possono essere motivati. Vediamo, mi spunto qui gli edifici di cui ho parlato. Un altro edificio è Habitat. Su questi tre edifici che vi ho detto adesso c'è abbastanza accordo, sugli altri non lo so, potrebbe non esserci. Allora, Habitat 67, io questo l'avevo anche messo in qualche mondo, poi l'ho levato. Intanto è molto grosso, 7x6, vedete? 7x6 vi dà monete in maniera fissa, quindi stesso discorso, ma vi dà anche popolazione in maniera fissa. In realtà questa popolazione può essere utile soprattutto nelle aree basse, portarlo a livello 10, 18.000 di popolazione nell'età del ferro, quando una casetta ne dà, non mi ricordo se 110, effettivamente può essere utile. Però a mano che si avanza non è più così. Comunque è estremamente grosso. Se dovete mettere un edificio per la popolazione, mettete Innovation, che è Innovation Tower, che oltre alla popolazione vi dà anche punti forge, è anche più piccolo di Habitat, quindi io vi sconsiglio di mettere Habitat. Comunque vediamo le caratteristiche: a livello 1 10.000 e 4.000 di popolazione, quindi 10.000 monete e 4.000 popolazione; a livello 10 50.000 monete e 18.000 popolazione; a livello 60 477.000 monete e 45.000 popolazione; a livello 80 683.000 monete e 53.000 popolazione. Abbiamo detto Habitat. Un altro edificio è il Campidoglio. Il Campidoglio vi dà, allora intanto è abbastanza grande, 7x5, già questo è un motivo per non metterlo. Materiali e popolazione, anche questo vedo tutti in maniera fissa. 3.009 materiali e 2.004 popolazione a livello 1, 15.008 materiali e 10.005 popolazione a livello 10, a livello 60 148.000 e 25.000, a livello 80 212.000 materiali e 29.000 popolazione. Sconsigliato. Poi abbiamo il Loto. Il Tempio del Loto. Il Tempio del Loto è 6x6, quindi è abbastanza grande. Nello stesso modo vi dà monete e felicità in quantità fissa, quindi anche questo non va messo. Se siete interessati andate a vedere qui voi sul wiki quanto vi dà, eventualmente ve lo scorro adesso, neanche sto a perdere tempo a leggerlo. Se qualcuno è interessato, ferma un attimo il video e si legge
i valori. Quindi il tempio del loto, poi abbiamo la statua di Gea. Il tempio del loto anche io l'avevo messo e poi levato in qualche mondo. La statua di Gea, la statua di Gea del futuro artico, 6x4 dimensioni, e anche qui vi dà medaglia e felicità. Quindi in sostanza è una ripetizione del Colosseo. Quindi darà un po' di più, ma insomma non vale comunque la pena. Vi scorro rapidamente anche qui il wiki. Potete andarvelo a cercare su Google, o se no fermate un attimo il video. Quindi questa è la statua di Gea. L'ultimo che ho segnato è lo Space Needle. Space Needle. Carino, non mi dispiace come edificio, come disegno, della costruzione di Seattle. 6x5, quindi abbastanza grosso, anche questo monete e felicità in quantità fissa e non proporzionale. E quindi anche dello Space Needle ne facciamo a meno. È possibile che ce ne siano altri. Vi ho accennato in un altro video della foresta pluviale. La foresta pluviale può essere discutibile, vi dà beni. Insomma, i beni già sono più utili, anche se poi gli edifici che vi danno beni sono tanti, a partire dalla Torre di Babele, il Faro di Alessandria, ce ne stanno tanti, quindi alla fine non servono più. Vi dà assistenza progetti, cioè quando assistite aumenta la probabilità di raccogliere progetti. Però vedete meglio se siete interessati il video specifico, ma in realtà i progetti conviene prenderli in altro modo, conviene prenderli soprattutto quando avete arco e comunque mettendo i punti negli edifici, nei grandi edifici degli altri giocatori. Ci sono tanti altri edifici che producono beni che può essere discutibile. La stessa Torre di Babele è discutibile se metterla o non metterla. Io nell'ultimo mondo in cui ho giocato non l'ho messa. La Torre di Babele però intanto è abbastanza piccola, 4x4. Poi è uno dei primi edifici che si sblocca. Qui dà popolazione e beni. E la popolazione è cioè in maniera fissa non proporzionale, quindi col tempo diventa molto poca. Però sia la popolazione che soprattutto i beni, siccome la Torre di Babele è dell'età del bronzo e si mette quasi all'inizio, se la mettete all'inizio può essere molto utile perché questi beni fanno comodo. Quindi la Torre di Babele io direi mettetela pure, mettetela subito. Se non la mettete subito, non mettetela più. Finiamo qua questo video. Questo è stato un video a rovescio, il video di quello che non si deve fare. Accenniamo un attimo anche al fatto che se li abbiamo già messi questi edifici, vi ho detto che anche io alcuni di questi li ho levati: ho levato il Colosseo, ho levato il Tempio del Loto, ho levato Habitat 67, forse non ho levato altri edifici. E se andate su FOE vi dice che un edificio può essere messo una sola volta, in realtà non è vero, potete averne solo uno, però se levate un grande edificio potete poi rimetterlo, dovete riavere di nuovo tutti i progetti, ripartire dalle impalcature, dal livello 0, però potete rimetterlo. Attenzione, se decidete di levarlo, pensate un attimo a chi ci ha investito dei punti, quindi evitate di levare l'edificio che magari qualcuno sta aspettando il ritorno dell'investimento con centinaia di punti, quindi cercate per quanto possibile di chiudere il livello e poi levarlo. Eventualmente avvisate i giocatori che hanno messo i punti, cioè guardate, io entro 10 giorni lo levo, se volete chiudete, mettete i punti, prendete il premio. Se no mettete un po' di punti voi e chiudetele voi e subito dopo eliminatelo. Questo video è finito qui, penso che con questo abbiamo finito tutto il ciclo dei video sui grandi edifici. Vi saluto, buon game, alla prossima, ciao a tutti.